Ecco, buongiorno, mi trovo sulla collina di Monte Mario a Roma, la riserva naturale di Monte Mario, e sto andando a vedere un itinerario suggerito da Luigi Plos nel suo libro Zona Traversate Libere, che però già mi sembra che si interrompa qui. Perché fondamentalmente si tratterebbe di andare a vedere, ok, cioè qui non so, sarebbe chiuso, però vedo un sentierino laterale che porterebbe al Forte di Monte Mario, che sarebbe il luogo segreto più segreto che si trova all'interno di Roma, però mo non so qui come funzioni, nel senso che a passare si passa, cioè l'escursionista passa, però non vorrei qui che, non so, che fosse vietato o mezzo vietato. Tutt'al più, ecco, si può dare un attimino a vedere la situazione, cercare di capire un po' come, ecco, qui non siamo in un parco pubblico come tutti gli altri. Ok, questo vabbè sarebbe il sentiero che porta, che fondamentalmente porta a via Gomenizza, giù al Foro Italico, però dicono che l'hanno chiuso per caduta di alberi. Forte dovrebbe stare da qualche parte qua in mezzo, però sì, effettivamente c'è la tipica problematica dei costoni pericolanti, soggetti a frane e cadute alberi. Indubbiamente il pericolo c'è, però il pericolo c'è su tutti i sentieri di questo, insomma, di Roma e provincia. Ecco qua giù il Ponte della Musica, l'Auditorium, per chi non fosse di Roma, ricordiamo che qui a Roma, oltre a esserci dei parchi pubblici, i tipici parchi che stanno in tutte le metropoli, ci sono anche delle riserve naturali, e Monte Mario, come vedete, è una giungla, insomma, una riserva naturale wild. E fondamentalmente il Forte di Monte Mario è uno dei 15 forti di epoca più o meno napoleonica, che furono edificati per difendere Roma dall'alleanza tra il Papa e l'esercito francese. E fondamentalmente, ok, le indicazioni di Luigi Plos dicevano di andare qua a sinistra per il Forte. Io non sono manco vestito da trekking, sto pure in pantaloncini e scarpe da ginnastica, proprio, cioè, al massimo della spregiudicatezza. Ok, qui c'è il burrone che diceva Luigi Plos, e qui c'è questo sentiero che dovrebbe portare al Forte. Ok, qui vedo che c'è una struttura in muratura che presumo corrisponda con il Forte. Immagino che ci si debba arrampicare qua. Vediamo un attimo come, perché qua chiaramente c'è il burrone, però giù c'è anche quella che dovrebbe essere la cosiddetta casamatta, cioè una struttura fortificata che si trova più giù, però ovviamente vedo che... Ok, questo è il Forte, che però ovviamente da qua lo vedo un po' inaccessibile. E va bene, qui c'è proprio il precipizio, poi insomma o vado in macchina a mettermi un paio di scarpe un po' più adeguate, oppure ecco la struttura muraria del Forte laggiù. E, non so, immagino che, perché
lui diceva di voltare a sinistra, ho già voltato a sinistra, quindi forse bisognerà salire da qualche parte qua sopra, vediamo se c'è un'altra. No. Tutto si fa ovviamente, però giù si potrebbe alla casamatta, si potrebbe insomma scendere per un pendio di questi, ma vediamo un attimo se riesco a andare qua. Certo le scarpe da ginnastica non è che sono proprio molto molto attrezzato. Sicuramente da lì ci sarà un, con la veduta del Tevere laggiù. Io sto facendo una cosa, sto scendendo giù per il sentiero a vedere se alla curva quella dopo, più giù, cioè non la curva questa qua ma quella dall'altra parte, si riesce a tagliare dritto per la casamatta, cioè per la cinta fortificata inferiore, bellissima veduta su Roma, in mezzo a questa incredibile riserva naturale che non si trova in qualsiasi metropoli. Roma c'ha un po' questa eccezione rispetto ad altre città. Qui c'è fauna selvatica, cinghiali e tante altre tipologie di animali selvatici. Queste riserve naturali sono dei corridoi biologici per la fauna. E qui all'interno di Monte Mario c'è anche un tratto di riserva naturale integrale. Non è in questo settore, sta in un settore un po' più giù che si prende da via Edmondo De Amicis. Ok, vedo qua tutto transennato. Sto facendo una cosa un po' ai limiti, però le istruzioni di Luigi Ploss del libro insomma indicavano di passare di qua. Ora qui mi sto un po' allontanando dalla casamatta. Ecco, questo è il sentiero che dallo Zodiaco porta giù verso porterebbe giù verso, come si chiama, la via Gomenizza. Ora mi sto infilando qua a vedere se c'è un affaccio sulla casamatta, però qua è un po' ripido. Piace poco. Okay, sono arrivato qui in corrispondenza di questa curva. Qui c'è una banchina e vedo che una maniera di accedere al bosco c'è, e vediamo se si riesce a trovare questa casamatta, questa cinta fortificata inferiore. Certo, sto senza macete, senza vestiti antistrappo, senza nulla di nulla, in pantaloncini e scarpe da ginnastica. Penso d'essere l'unico. Penso che forse qualche piccola difficoltà la trovo. Però se almeno riuscissi a vedere qualcosa. Qui c'è un altro burrone, quindi da qui non c'è verso, non c'è verso proprio.
un po' se riusciamo a vedere qualcosa da questa parte. Mi sto semplicemente così basando su quello che ho intuito da Google Maps, almeno in linea d'aria, in corrispondenza di quella curva ci doveva stare il modo di arrivare a questa cinta muraria che dovrebbe stare qualche parte qua sotto, ma vegetazione intricatissima, vediamo un attimino. Ecco perché il libro di Plos si intitola Zona Traversate Libere, perché diciamo ok, quella è la casamatta, la vedo bene. Quella è la cinta fortificata e oltre a essere fortificata è pure recintata. Non so se con la telecamera riesco a inquadrarla, ma qui la vedo benissimo. Ok, basta. Con la suola scivolosissima su un tufo molto friabile. Quindi boh, mi devo pure ricordare come si esce da qua dentro. Il luogo segreto più inaccessibile dei dintorni di Roma e sta dentro Roma. Fondamentalmente nel suo libro Zona Traversate Libere, che è stato scritto come risposta, ok, questa è la recinzione della casamatta, come risposta all'iniziativa del sindaco Gualtieri di estendere la zona a traffico limitato a Roma, andando praticamente a limitare la possibilità di utilizzare l'automobile e quindi rendendo molto difficili le escursioni, perché fondamentalmente è vero che qui intorno a Roma le escursioni si possono fare anche con i mezzi pubblici, ci sono treni, autobus e tutto quanto, però con la macchina, diciamo, si fa molto presto a raggiungere cascate, boschi, colline che stanno fuori Roma, mentre invece con i mezzi pubblici non c'è proprio modo. Ok, io qui vedo non è che questa cosa qui l'hanno sistemata proprio i compagni di Plus, perché qua okay, non si veda molto, però si intravede perfettamente, cioè almeno a occhio nudo si intravede perfettamente la struttura, solo che non si intravede il modo di scenderci, cioè, si sono calati da qui, però questa non mi sembra neanche una corda, questa è plastica, no? Non vedo. Però, ecco, questo video solo per far capire che dentro Roma, volendo, si possono fare queste traversate libere, anche non avendo una macchina, anche se un giorno l'amministrazione comunale dovesse del tutto impedire di possedere una macchina a chi non ha, diciamo, i soldi per avere la macchina elettrica, che sarebbe la maggioranza delle persone che già non riesce a pagare le bollette, figuriamoci una macchina elettrica. E praticamente tutta sta gente si dovrà arrangiare per fare escursioni a venirsi in posti che stanno dentro Roma, che okay, questa è chiaramente una cinta muraria,
la struttura deve stare ovviamente qua sotto. Come vedete è tutto molto, c'è vegetazione molto intricata, però più o meno abbiamo individuato il posto e più o meno abbiamo, diciamo, documentato la veridicità della tesi di Luigi Ploss, secondo cui appunto a volte i posti più introvabili, i posti più impervi, si trovano proprio vicino al centro di Roma piuttosto che fuori, perché fuori Roma più ci si allontana, più si va verso Viterbo, per esempio, Rieti, posti del genere, più si trovano sentieri attrezzati con cartelli e tante altre cose che in realtà sono facili da percorrere, facili da individuare. Invece più ci si avvicina a Roma, più ci si trova in situazioni che non sono state pensate per l'escursionismo. Ecco, laggiù si intravede un altro pezzo di muratura, quindi la struttura sta qua sotto. Però ecco, Ploss giustamente dice che appunto, dato che molte situazioni come questo forte completamente abbandonato non sono state pensate per essere rese fruibili agli escursionisti, ne consegue che si verifica il paradosso per cui più ci si avvicina a Roma, più si avvicina al centro di Roma e più si trovano posti impervi ad altissimo interesse escursionistico. Qui c'è la stessa identica situazione boschiva che si trova, per esempio, come dicevo prima, sui Colli Albani e sui boschi che stanno sopra al lago di Castel Gandolfo, per andare per esempio alla Grotta Neolitica. Stessa identica difficoltà per andare a vedere una struttura abbandonata che sta nel centro di Roma. Qui siamo sopra l'auditorium, sopra lo stadio olimpico, e bisogna fare l'avventura alla Indiana Jones dentro la città. E volendo, si potrebbe, dopo aver fatto questa avventura alla Indiana Jones, andarsi a fare un giro in centro, per il centro di Roma. Pazzesco, cioè veramente una cosa incredibile. Che io ho più o meno capito come ci si arriva. Qua ho visto sia dove sta il forte che dove sta la casamatta. La casamatta sta qua sotto, volendo si potrebbe scalcare questa recinzione, attaccare la corda da qualche parte e scenderci. Qui io provo a scendere un altro pochino di qua, a vedere se tante volte ci fosse un accesso diretto. Per lo meno a farvi vedere, ecco, la cinta fortificata, la cinta muraria, quella inferiore rispetto al forte vero e proprio che sta là sopra. Ecco, faccio un altro pezzettino e poi mi fermo qui perché poi magari mi vado a mettere la situazione. Non entriamo manco più alla strada per uscire. Vabbè, insomma, questa è la casamatta del forte di Montemario. Lassù c'è il forte, siamo all'interno della riserva naturale di Montemario. E bene, io da qui vi saluto. Ho documentato con un video quello che dice Luigi Ploss, che tra l'altro è anche un amico che saluto se sta vedendo questo video, se no glielo giro. Questo è il teorema di Luigi Ploss: più ci si avvicina al centro di Roma, più si trovano posti impervi e difficili da raggiungere. L'avventura all'Indiana Jones al centro di Roma, pazzesco. Ok, dal forte di Montemario, dalla casamatta, io vi saluto e vi auguro buone avventure. Poi mi ripropongo magari di tornarci un'altra volta, avendo più o meno visto la situazione com'è, magari con un amico ci veniamo in due
perché vabbè, non sarei manco attrezzato, vestito così non mi sembra il caso. E non ero uscito, ripeto, per fare l'escursione, sono uscito dicendo a mia moglie che sarei andato a trovare mia madre, il che è vero, cioè, ci sto andando, devo fare un sacco di altre cose, però dato che stamattina mi stavo leggendo il libro, questa cosa qui che già mi aveva incuriosito, ma ulteriormente incuriosito, ho detto, faccio una bella cosa, faccio una deviazione, prendo la tangenziale e me ne vado un attimo a vedere l'ambiente com'è. Ecco, qui si potrebbe ovviamente con una corda scendere, scavalcare questa recinzione, andare a vedere la cinta muraria, però anche da qui si vede tranquillamente. Immagino quello sia una specie di fossato. E va bene, io ho documentato questa cosa per la prima volta su YouTube, magari ci tornerò pianificando meglio la cosa, l'ho fatto pure vedere più o meno come ci si arriva, anche se dalle indicazioni del libro ZTL, zona attraversate libere, si capisce molto bene. Quindi questo è quanto, io vi saluto dalla giungla al centro di Roma. Ciao ciao!